votare alle regionali. Ecco, sì. Questa amministrazione che sta amministrando questa regione sta amministrando bene? Assolutamente no, pessima. È una situazione, diciamo, secondo me difficile da regolare, da sistemare. Riscontro che non ha amministrato bene. I servizi non funzionano, la sanità, diciamo, non funziona. Da noi, per esempio, il sistema della raccolta dei rifiuti è al collasso. Quindi è tutta una situazione complicata. Non ci sono proposte per giovani, per opportunità di lavoro. Quindi, è una regione abbandonata. È una regione fondamentalmente abbandonata a se stessa, sì. Lei avrebbe idea chi potrebbe andare a governare questa regione? No, non credo sia un discorso di una persona che ci viene a salvare. Penso che sia un discorso che sia necessario un cambio fondamentalmente di mentalità. Di mentalità che deve partire anche dal basso. Quando scegliamo dobbiamo scegliere non per favore, perché speriamo che ci diano qualcosa, ma perché crediamo nella competenza e nelle capacità di chi ci rappresenta. Parliamo di questa amministrazione e di legge adesso nell'ambito comunale, la città. Guardi, se vuole il mio parere, la città è un po' disastrata. La città è piena di buche, la nettezza urbana, diciamo, è allo sbando. Certo, anche il cittadino ci mette del suo perché mancano i fondamentali di un senso civico, perché se la città è anche sporca dipende anche da noi, però spesso la raccolta non viene fatta, spesso, quindi è un complesso di cose. In fin dei conti i politici rappresentano noi, la nostra mentalità, però se non ci diamo una mossa andremo sempre peggio, perdiamo i giovani, le energie vere se ne vanno, le nuove. A gennaio si andrà a votare al Consiglio regionale, ecco, vanno premiati questi amministratori che stanno amministrando questa regione? Né questi né quelli di prima, l'unico voto accettabile sarebbe quello di non votare. Perché non votando che si ottiene? Non votando si destabilizza il sistema, perché è un sistema marcio, fasullo e interessato. Corruzione in questo sistema? Ma non voglio entrare in merito a questo, però sicuramente sono degli incapaci. Incapaci di tutto. Abbiamo una città che è favolosa, una città che offre tanto, una città forse una delle più belle al mondo, e siamo combinati a morire di fame. Pensa Genese andrà a votare la regionale, ecco, questa amministrazione che stanno amministrando la regione Calabria sta amministrando bene. E si possono riconfermare? No, assolutamente non hanno amministrato bene, lo dimostrano i numeri, che se ne dica, poi la politica è l'arte per la quale tutto poi si riesce a cambiare, però nei numeri la Calabria è ultima, nei numeri chiude con un bilancio di equilibrio provvisorio, Oliverio non ha mai avuto una maggioranza. Insomma, anche c'è la complicità di una minoranza che non ha saputo fare opposizione, quindi la politica in Calabria è veramente una politica scadente, io l'ho scritto tante volte, lo ribadisco, e sicuramente questi non saranno riconfermati, penso quasi nessuno, Oliverio men che meno. Lei avrebbe in mente chi potrebbe governare questa regione? Magari, ma uno si augura che venga sempre qualcuno più bravo o migliore di quelli che stanno per uscire, però è difficile, la Calabria è una terra molto complicata e volatile per quanto riguarda l'elettorato, c'è un elettorato che si sposta continuamente, poi c'è qualcuno anche dietro di te che sicuramente si candiderà, noi sappiamo dove ma non glielo diciamo. No, comunque a parte le battute, molta gente nuova scenderà in campo e questo può essere un cambiamento. Però ci vuole l'uomo forte, ma non l'uomo forte al comando, ci vuole l'uomo forte con una squadra forte di persone competenti e che non abbiano interessi di poltrona. Diversamente non riusciamo, così come ci vuol far credere Oliverio e compagni, non ne siamo usciti in questi 5 anni, anzi siamo sprofondati, siamo l'ultima regione d'Europa, l'ultima regione d'Italia e forse l'ultima anche dell'Africa, quindi con tutto il rispetto per l'Africa. Pertanto la politica facciamola fare a chi la sa fare e non chi l'ha fatta fino ad ora, magari da 30 anni senza mai averne azzeccata una. Stavolta ci dicono che si deve cambiare il sistema, che cosa significa questo sistema? Ma il sistema è tutto il contrario di tutto, però per me il sistema è semplicemente quel
quell'apparato di potere che gestisce tanto denaro pro domo propria o pro domo sua o pro domo loro. Non si fa così, la politica deve essere un aiuto alla collettività, la collettività deve essere messa al primo posto, invece al primo posto viene messo l'individualità di chi è politico, non della persona, perché magari si mettesse in rilievo l'individualità della singola persona, del giornalista o del passante o del contadino, invece si mette lì in evidenza quella che è l'individualità di chi occupa quella persona, il resto chi se ne frega. Sulle regionali, sulla politica regionale? Non comment. Si andrà a votare a gennaio, ecco. Va premiato questo presidente che c'è adesso? Questo. Oliverio pure. Ma cuca non uscivo per dire la verità. Io non lo sentivo mai nominare, che voto lo sentivo nominare, l'ultimo voto lo sentivo nominare che era tutta inchiesta, ma non lo sentivo mai nominare, piace cosa per dire la verità. Forse non manda intendo i politici, però mai lo sentivo nominare, dice, sai, Oliviere venne e fece una mattonella io. Ah, sono ignorante in politica. Chi può andare a governare questa città? Ma qua va a giri, poi va a cantare. Non c'è niente per noi. Non ti salviamo. Questa gente non ti salviamo. Questo luogo, vai, chissà. Ma chi si salva con chi si? Si salvano i due soli. E dei vari chiedi, vanno qua giù, no. Ma da che vanno danni? Dopo tanti sacrifici che fanno i vari chiedi. Non sanno salvare. Si salvano. Si salvano una sacchetta, si salvano i figli, si salvano gli amici. Si salvano chi dice che c'è. Ma per qui io non metto mai niente. Io chi sono anche lui. C'è qualche mattonella che si chiama Oliviere, che amici di giù. Niente, io non mando intendo, forse sbaglio. No? La politica locale va bene, cioè, l'amministrazione. Ma non intende i politici, sono ignoranti. Come io, cittadino lei? Come cittadino? È stato attento, non mi sto a contare qualche buca. Oh buca, non posso uscire da casa, lì buca. Sta. Ma il cappiere posso camminare, non so che la macchina non doveva fare. La macchina ogni giorno stanno a spendere soldi, stanno a mettere fusilli, sterzo, gomme che si spaccano. Se ne esce a pere, ma chi cane signori? Se ne esce a pere, deve stare attento a cavare i bastoni. Se ne mette poi si gira, non doveva fare, mi gira poi questi lampadini, non si gira niente. Gennaio si andrà a votare alle elezioni regionali, ecco, questo governo che sta amministrando la regione va premiato? Ma di solito la regione, diciamo che più che chi vince c'è chi perde, quindi chiaramente non mi sembra che ci siano degli ottimi risultati, non si vedono gli ottimi risultati, quindi non ritengo che possano essere, voglio dire, riconfermato questo governo. Perché? Poi, perché non possono essere riconfermati? È perché la Calabria non mi sembra che abbia fatto qualche salto di qualità o che si è incrementato qualcosa dal punto di vista lavorativo, qualche miglioramento strutturale, qualsiasi attività che possa portare uno sviluppo. Anzi, leggiamo ogni giorno che i nostri giovani devono emigrare perché qui non c'è la possibilità di affermarsi. Quindi presumo che ci voglia qualcuno che abbia delle intenzioni. Non ce l'hai in mente che potrebbero governare questa regione? No, non ce l'ho in mente, no, grazie. Si andrà a votare a gennaio, ecco, alle regionali. Questo governo che sta amministrando adesso va bene? Ha amministrato bene? Beh, è un governo che non conosco per governo niente. Regionale parlo. Governo regionale, non me ne occupo. Ma hanno amministrato bene questi consiglieri regionali? Beh, da quello che si vede in città direi proprio di no. Quindi non vanno. C'è un malessere generale, un malcontento che è da cui traspare tutt'altro che un buon governo. Speriamo sia meglio il prossimo. Vanno premiati, no? Diciamo. Direi proprio di no. 26 gennaio si andrà a votare alla regionale. Vanno premiati questi amministratori che stanno amministrando? Non so chi sia che si presenta. No, questi che stanno amministrando? No, non credo. No, non credi. No, proprio.